Una stagione da incorniciare per il porto di Giulianova, tra concerti e soprattutto per le iniziative organizzate sul Molo Sud. Calistelle ha superato ogni aspettativa con circa 15.000 persone che nei giovedì estivi hanno affollato i caliscendi che proponevano eccellenze della gastronomia marinara abbinate agli ottimi vini del territorio. La conferma di quello che già era stato fatto l'anno scorso, grazie al lavoro sinergico tra tutti gli attori, tra il Comune di Giulianova, la Regione, l'Ente Porto, le varie associazioni, l'Associazione dei Caliscendi, l'Associazione Oste che raggruppa i concessionari dei Caliscendi e tutti gli altri partner, è stato riconfermato il successo di Calistelle. Intanto la regione ha iniziato ad assegnare le concessioni per la realizzazione di 5 nuovi caliscendi sul Molo Sud, offerte per l'aggiudicazione che hanno superato anche i 50.000 euro da parte di chi è intenzionato a realizzare le nuove opere. Sì, la regione ha pubblicato il bando a seguito di richieste di rilascio di concessioni, ha pubblicato il bando a cui hanno risposto circa 55 persone, circa 11 per ogni caliscendi. In questi giorni stanno aprendo le buste e vengono assegnati entro fine mese, verranno assegnate queste nuove 5 aree dove verranno realizzati altri 5 caliscendi, che si aggiungeranno anche alle 3 o alle altre 4 concessioni assegnate un po' di tempo fa. E abbiamo notizia che le offerte sono arrivate, l'offerta massima è arrivata a 61.000 euro addirittura per una durata di 6 anni di una concessione. Di una concessione. E questo credo che sia il risultato anche dell'attrattività che abbiamo creato sul porto di Giulianova e sull'area dei Caliscendi. Oggi tante persone l'hanno potuto apprezzare e quindi evidentemente ci sono soggetti che sono disposti a spendere delle cifre importanti per poter realizzare una nuova struttura.